Ciao ragazzi, oggi vi proporrò degli esercizi per il potenziamento degli arti inferiori. Lavoriamo le gambe. Allora, il primo esercizio è uno squat libero. Fate attenzione ai piedi che non siano troppo larghi, ma neppure uniti. Larghezza delle spalle. La prima cosa che fate è andate con il bacino all'indietro. Scendo giù, braccia distese in avanti, sguardo avanti e salgo su. Scendendo prendo aria con il naso. Risalendo, butto fuori dalla bocca. La stessa cosa in maniera un pochino più semplificata la possiamo fare con l'ausilio di una sedia che sia più bassa o più alta. Che cosa fate? Prendete una distanza che sia almeno di 20 cm dalla sedia, stessa cosa, andate giù, come toccare la sedia, risalite su. Giù inspiro con il naso, su butto fuori dalla bocca. Altro esercizio invece è un movimento in avanti, ok? Quindi che cosa facciamo? Gamba destra che va in avanti, il braccio sinistro va a coprire lo spazio lasciato dall'altra gamba. E torniamo sul posto. E andiamo ad alternare le gambe, ok? Inspiro, fuori, altra gamba e risalgo. Questo esercizio si può fare o in avanti, oppure si può fare all'indietro, si torna sul posto e si lavora l'altra gamba. Oppure si può fare anche lateralmente incrociando dietro questo e stessa cosa dall'altra parte. Ok? Poi un altro esercizio, riprendiamo lo sgabello di prima o comunque la nostra sedia e andiamo a salire sopra, su, scendo, cambio gamba e su. Ricordate sempre la coordinazione delle braccia. Stessa cosa si può fare lateralmente. Quindi ci posizioniamo lateralmente, salgo, lavoriamo prima tutta quanta una gamba e poi andiamo a lavorare l'altra, su e scendo. Poi andiamo a lavorare una parte un pochino più dinamica, quindi gli squat jump, scendo giù, con le braccia mi aiuto e salto, atterro piano sulla parte anteriore del piede, scendo, prendo aria e su fuori. Poi c'è il nostro skip, ok? Quindi bene coordinazione di gambe e braccia e le ginocchia che salgono. L'ultimo esercizio è uno skater jump, quindi un salto laterale. Da piede sinistro vado a saltare ed atterrare sul piede destro. Giù, stessa cosa dall'altra parte. Allora, tutti i ragazzi devono continuare a seguire la pagina YouTube, il canale YouTube dell'Atletica Leggera Tor Tre Teste, così da avere poi, volta dopo volta, tutti i vari aggiornamenti e nuovi esercizi. Alla prossima!